Questo è il nostro orzo distico. L'orzo distico perché in pratica è la qualità che serve per comporre la birra artigianale, nella fattispecie. E come vedete, qui ci sono due file, due binari, che a differenza del grano, che è circolare, questo è composto da due file che sembrano quasi due binari. E quindi il chicco a sua volta viene sgranato e viene, una volta raccolto dalla mietitrebbia, viene portato su nel maltificio, dove subisce quest'altro tipo di procedimento, che non viene altro che fatto germogliare, crea questa piccola radichetta. A quel punto lì viene bloccato, scusate, tramite l'essiccatura, e a sua volta ritorna in birrificio. Nel birrificio, a quel punto lì, serve per comporre il nostro mosto, che si andranno a creare i nostri stili di birra che andiamo a produrre e a proporre in determinato periodo dell'anno. Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna. Oggi siamo da Marialti, birra artigianale romagnola. Ciao a tutti, innanzitutto grazie Gioia che mi hai dato la possibilità di dare adito a questo argomento nostro romagnolo. Ma Luca ci racconterà e ci spiegherà questa storia che è nata 3 anni fa da questi due amici, Luca e Matteo. Da una loro passione, la birra, è nata una storia bellissima, una birra che porta le nostre radici della Romagna, quindi una birra romagnola. Parliamo di birra in tutto e per tutto, perché noi ci impegniamo a far sì che la nostra Romagna venga esaltata, sotto quale punto di vista? Del nostro orzo e il nostro lupolo locale. Poi a sua volta, come ti dirò e ti menzionerò più avanti, vedrai che abbiamo altre chicche che le teniamo nel nostro cassetto e ogni tanto le tiriamo fuori. La cosa principale è che noi fondamentalmente siamo azienda agricola locale di Cesena, dove abbiamo i terreni, coltiviamo il nostro orzo e, come ti dicevo, collaboriamo con una realtà sempre locale, un'associazione che si chiama Open Ops di Cesena, dove loro si occupano di lupolo autoctono, nostro romagnolo. Attingiamo la quantità necessaria e andiamo a inserire nei nostri stili di birra, che ci permettono di far sì che questa birra possa essere sempre caratterizzata da questa bella nota romagnola che a noi ci piace tanto esaltare. Raccontiamo un attimino questa storia di questi due amici che, dalla passione di bere birra, perché è che non beve birra, di questi due giovani ragazzi che bevono birra e decidono di aprire l'azienda agricola. Quindi da quanti anni vi conoscete te? Allora, Matteo, ci conosciamo, si può dire, da una vita. Io personalmente ho 42 anni e tutti e due siamo nativi di San Carlo di Cesena, ma attualmente io abito al mare. E infatti il brand Marialti nasce non da meno dalla nostra collaborazione, dall'unione, diciamo, dei nostri due cognomi. Il mio socio fa Mariani, io faccio Montalti, Mariani più Montalti, Marialti, appunto perché io abito al mare e lui nelle prime colline romagnole, abbiamo legato questo nostro brand e questo nostro pensiero. Marialti nasce 3 anni fa, fondamentalmente, dall'unione di questi due cognomi, e da lì abbiamo dato adito alle nostre etichette e abbiamo cercato di far parlare di noi sotto questa veste romagnola, e dando vita a sua volta ai nostri vari stili di birra e dando valenza soprattutto al nostro territorio, ripeto, dal nostro orzo, come vedete, e dal nostro lupolo che, ripeto, è autoctono e sempre locale. A sua volta qui vedrete l'orzo che è più o meno tostato, che si andranno poi a creare i vari stili di birra che verranno caratterizzati da questo malto. Noi sappiamo che, appunto, per la nostra bella tradizione romagnola e per far diventare questa birra il più romagnolo possibile, ci sono anche, avete fatto anche la birra alla pesca. Sì, è una novità che noi ci teniamo molto e siamo molto orgogliosi e fieri, perché abbiamo coinvolto sempre un'azienda locale, innanzitutto, che è di Bulgarno, si chiama Rossi Maurizio, e loro si occupano di ortaggi e di frutta. Questa pesca, che si chiama la bella, proprio bella di Cesena, l'abbiamo inserita nella nostra birra
e è molto particolare perché la caratterizza dal fatto che è profumata e molto aromatica. Infatti i nostri nonni la ricordano molto volentieri questa pesca, ha un estremo valore proprio aggiunto anche proprio al nostro territorio. Solamente che non ha mai avuto una commercializzazione importante perché è anche a sua volta una pesca molto delicata, molto fragile, e quindi ha avuto sempre un mercato molto locale. Ci tengo a dire che, essendo romagnoli, abbiamo inserito questa pesca all'interno della nostra birra e le abbiamo dato anche un nome romagnolo, Cibella, che vorrebbe dire proprio sei bella, in funzione della pesca. Tendenzialmente questa piace molto anche alle donne, non per niente, come noterete, quando la diamo in mano a una bella ragazza ci tiene anche a farsi notare con questa bottiglia e con questa birra. Ma il bello è anche questo. Idee ne avete, diciamo così. Ci proviamo. Oh. Anche perché il nostro criceto lo teniamo alimentato. Questa qui è una delle altre chicche che tendiamo a svelare strada facendo. È un'altra collaborazione che abbiamo fatto con dei ragazzi sempre giovani del nostro territorio romagnolo. La gente si chiama Zaffè. Zaffè, che sono produttori di zafferano nel nostro territorio di Sogliano sul Rubicone. Abbiamo creato questo stile di birra che è una Belgian Ale, e il nome è Crocus, e la viene caratterizzata proprio da questa spezia che ha un valore e ha degli aromi strabilianti, anche perché sapete che con pochi grammi di pistilli si creano delle sensazioni importantissime. Considerate che facciamo sempre dei lotti di produzione che variano dai 500 ai 1000 litri, quindi bastano veramente pochi grammi per mettere in infusione un quantitativo così importante della nostra birra. Abbiamo pensato anche di non fermarci a fronte di questo lockdown. Dovete sapere che noi abbiamo stretto abbiamo creato questa joint venture con dei ragazzi, anch'essi di Cesena, Mannarea, non la fattispecie, e dal di lì, nel primo lockdown, abbiamo detto: cos'è che facciamo? Stiamo a piangerci addosso o facciamo qualcos'altro? Visto che il tempo ne avevamo anche abbastanza, da lì abbiamo pensato di creare altri due stili di birra, perché c'erano le condizioni per poterlo fare, uno per i prodotti e uno perché, come ripeto, il tempo non ci mancava. La prima birra che fondamentalmente è stata pensata è questa qui, da antica, come vedete, composta da grani antichi. Sono grani antichi perché non sono stati mai variati geneticamente nel corso degli anni, quindi hanno questi semi, sono veramente antichi, ma allo stesso tempo sono anche biologici, e quello lì è il vero valore aggiunto. Invece la seconda è composta da grani antichi e canapa. Canapa, abbiamo usato degli oli essenziali, fondamentalmente certificati biologici. A sua volta noi ci siamo, essendo azienda agricola, ci siamo evoluti, ci siamo certificati e abbiamo creato queste due tipologie di birre biologiche certificate a sua volta dal punto di vista biologico. La nostra Chiara fa 4 gradi 2, il nostro invece liberamente 6 gradi e 4. Quindi sentirete anche la parte un po' più erbacea in questo sentore di birra, perché giustamente fa parte della famiglia dei cannabinacei, come ben sapete. Cinci! Abbiamo pensato di creare una box dedicata soprattutto in funzione del Natale, ma a sua volta si può regalare tutto l'anno. In questo momento preciso e specifico è più indicato, in quanto è un'idea ed è un pensiero originale. Originale perché, nella fattispecie, parla di noi della Romagna, noi del nostro territorio. Oggigiorno va di moda questo chilometro zero, piace molto questo dare valenza alle aziende locali, e noi siamo fieri di essere partecipi di questo pensiero quando la gente sposa questa idea. Io vi voglio augurarvi a voi un sereno Natale, delle ottime feste. Se potete, bevete romagnolo e date adito a questa valenza, soprattutto locale, diciamo questo. Auguro di nuovo, cin cin, i migliori auguri.